Manco Marcio non è importante solo per questo, egli fu infatti anche l'ultimo re di sangue latino e sabino, e tutti i suoi successori saranno forestieri o comunque non originari di Roma. E questo elemento sarà importantissimo per tutta la storia di Roma, in quanto chiunque una volta entrato a Roma avrà la possibilità di accedere alle cariche più alte del potere, e addirittura di diventare re, console o imperatore. Gli ultimi tre re di Roma sembra rappresentino la fase di dominazione etrusca sulla città. Tarquinio Prisco avvia l'edificazione del Tempio di Giove Capitolino. A lui la tradizione attribuisce anche la costruzione della Cloaca Massima, cioè la condotta fognaria della città, e del Circo Massimo. Tarquinio Prisco costruisce il Circo Massimo, il Tempio di Giove Capitolino e la Cloaca Massima. Tarquinio Prisco infatti non era originario di Roma, era un forestiero, un mercante che arrivato a Roma riuscì ad arricchirsi e una volta arricchito si riuscì a scalare la gerarchia politica fino addirittura a farsi eleggere re. Questo è uno dei motivi principali per cui viene ricordato e secondo motivo fu la sua politica, con la quale promosse la costruzione di tantissime opere pubbliche e secondo alcuni fu l'inventore del voto di scambio, in quanto non appartenente ad un'antica famiglia aristocratica romana non aveva alle spalle una forte base e una lunga storia. Di conseguenza, per conquistare i voti della popolazione che lo avrebbe poi elettore, promise la creazione di tantissime opere pubbliche, opere che poi effettivamente creò. Servio Tullio è ricordato per la costruzione delle prime mura della città, le mura serviane. Servio Tullio rafforza il potere di Roma nel Basso Lazio. Completamente diversa invece fu la politica del suo successore, ex soldato etrusco che una volta giunto a Roma cambiò il suo nome originale da Materna a Servio Tullio e che prestò particolare attenzione agli aspetti militari della città. Fu infatti il promotore delle prime cinte murarie per la difesa della città, inoltre è ricordato per la nuova organizzazione della città e il passaggio dall'ordinamento curiato all'ordinamento centuriato. E molto probabilmente anche questa trasformazione è dovuta a motivazioni militari, visto che con questo nuovo ordinamento si andava ad aumentare il potere delle famiglie più ricche e di conseguenza dei principali esponenti dell'esercito. Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma, prende il potere con la forza, ma viene deposto da una sommossa popolare. La sua cacciata simboleggia la fine del dominio etrusco su Roma e la nascita della Repubblica Romana. È il 509 a.C. Tarquinio il Superbo, beh, il nome dice molto, governa da tiranno, sospendendo ogni legge e ogni istituzione. Viene cacciato nel 509 a.C. da Bruto e Collatino, che instaurano la Repubblica. Comunque, settimo ed ultimo re di Roma fu Tarquinio il Superbo, ricordato principalmente per essere un tiranno particolarmente esoso nella tassazione, che venne deposto da un colpo di stato quando, dopo aver tentato di violentare la nobile Lucrezia, la famiglia di quest'ultima si rivoltò contro il sovrano e il colpo di stato che ne conseguì produsse la cacciata del re e l'instaurazione della Repubblica. Hai capito? E se non hai capito, ripassa da qui, ripassa da noi.